La mia Luina. È vero che tu ci sei sempre? Sei sempre qui ma sei nascosta. Oh, cucciolotta mia. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Allora, questo è un video in collaborazione con Carmen. Voi la conoscete, molti di voi la conoscono già. È una ragazza dolcissima con la quale faccio spesso delle collaborazioni. Adesso è da un bel po' che non facciamo collaborazioni insieme, quindi abbiamo deciso di fare video appunto sui preferiti. Se non la conoscete, mi raccomando, andate a vedere il suo canale e il suo video. Vi lascio sia qui il suo canale, dove appunto potete cliccare sulla i e andare direttamente sul suo canale, oppure giù nell'info box. Allora ragazzi, come stavo dicendo prima, questo è il video sui preferiti del mese di novembre e ci sono parecchi prodotti di cui voglio parlarvi e partiamo subitissimo. Mi raccomando, guardate tutto il video perché c'è una sorpresina per voi, sia qui che su Instagram, però non vi annuncio niente, iniziamo subito e poi vedrete appunto di che cosa si tratta. Partiamo subito dalle unghie e voglio appunto parlarvi di uno dei miei preferiti di questo mese, che si tratta appunto dello smalto della Essence. Questo è il numero, vediamo se lo trovo, dove sono i numeri della Essence? Questo è il numero 67, Love Me Like You Do, come la canzone. Ed è questo che ho addosso ed è veramente molto bello perché è un rosa antico con una punta di marrone e lo trovo adatto appunto alla stagione autunnale. È veramente molto bello e dà questo effetto un po' gel alle unghie. Ovviamente io non ho le unghie lunghissime, quindi non è perfetto, non è bellissimo l'effetto, ecco, però non è male, ecco. Un altro prodotto della Essence che sto amando è questo qui, che è praticamente il Nail Polish Remover e serve appunto a togliere lo smalto. Ed è veramente efficace e veloce, cioè basta una passata che toglie immediatamente lo smalto ed è fantastico. E questo poi ha un profumo anche piacevole perché sa di cocco e costa pochissimo. Quindi questi sono i due prodottini preferiti per le unghie. Passiamo invece a prodotti per la pelle e sono dei prodotti tutti della stessa marca. Si tratta della Sobioetic e questi sono i prodotti che fanno parte di un cofanetto che è Aqua Energy e si tratta appunto di un cofanetto dove all'interno ci sono quattro prodotti. Allora, abbiamo all'interno la maschera scrub Aqua Energy, una maschera antiossidante, ecco, rigenerante per le pelli per le pelli un po' spente, anche se qui dice per tutti i tipi di pelle. È un ottimo scrub perché ha dei microgranuli molto molto piccoli e che vanno a fare uno scrub delicato ma efficace e vanno a levigare tantissimo la pelle. Quindi questo è lo scrub maschera, quindi è doppio, si usa in due versioni, ecco, come preferite. Poi c'è la crema mattino, quindi la crema giorno, che è molto densa e molto corposa. La sto provando, però forse per il mio tipo di pelle non è proprio adatto. E poi infine abbiamo sia il gel per la notte, quindi gel viso notte e gel viso giorno. Ecco, questo magari è più efficace per chi ha una pelle grassa, perché appunto è un gel, è preferibile questo alla crema. Comunque sono tutti dei prodotti veramente ottimi, mi piacciono veramente tanto, soprattutto in questo periodo in cui mi rendo conto che la mia pelle è un po' particolare, è stanca, perché comunque sto mangiando male, sono sempre in movimento per via del lavoro, quindi ho una pelle un po' pessima. E quindi questi prodotti mi stanno aiutando tanto. Se li volete acquistare, li potete trovare sul sito Bio Vegan Shop. Vi lascio giù nell'info box il link che vi riporterà appunto ai prodotti della Sobioetic. Andando avanti, sempre prodotto per il viso, sto adorando questo struccante della Garnier, che è lo struccante occhi delicato. Allora, io questo lo utilizzo in realtà su tutto il viso, sia sugli occhi per rimuovere appunto il trucco che per rimuovere il fondotinta e poi vado ovviamente a sciacquare il viso. E mi piace tanto come prodotto, lo trovo delicato, efficace, poi è nel formato piccino e quindi lo posso portare anche in viaggio, lo trovo molto comodo, quindi anche questo è preferito di questo mese. Passiamo invece al make-up.
E parto subito dalla novità Neve Cosmetics, che sono appunto questi pennelli. Sono questi qui e si chiamano Crystal Flawless e sono praticamente questi pennelli con questo packaging, chiamiamolo così, trasparente, che ricorda il cristallo. Allora, io ne ho ricevuti quattro e devo dire che di questi quattro quelli che mi sono piaciuti di più sono questi due e sono i pennelli appunto per il viso. Allora, abbiamo questo che appunto è piatto per la stesura dei fondotinta e questo qui che invece è più tondeggiante, magari per mettere la cipria oppure per mettere il blush. Questi qui li trovo molto più morbidi rispetto a questi che sono piatti e danno anche un po' fastidio. Sembrano delle setole di plastica rispetto a queste che invece sono delle setole un po' più morbide. Ecco, questi qui non mi sono tanto piaciuti, mentre questi qui li sto adorando, li trovo molto comodi, devo dire la verità. Sono facili appunto da maneggiare, ecco, e poi sono veramente molto morbidi. Quindi questi due sono i preferiti tra questi pennelli. Potete appunto trovarli sul loro sito. Passiamo ai prodotti invece make-up e qui c'è la sorpresa. Perché? Perché Puro Bio mi ha spedito dei prodotti. Eccoli qui, sono in queste scatole. E allora, in questa scatola ci sono i prodotti che ho provato e che sono appunto diventati i miei preferiti di questo mese, e si tratta appunto della cipria, il primer, ecco, il primer Puro Bio che è in polvere ed è un primer che utilizzo come cipria appunto per fissare il make-up. Devo dire che è ottima, cioè dà questo effetto proprio pelle di porcellana, incredibile, veramente ragazzi, è fantastico. Poi abbiamo la palette di ombretti composta appunto da 6 ombretti nuovi. E sono questi: il numero 11, il numero 12, il numero 13, il numero 14, il numero 15 e il numero 16. Sono tutti dei colori pazzeschi, ovviamente che ricordano tantissimo la stagione autunno-inverno e sono veramente meravigliosi. Io adoro gli ombretti Puro Bio, li ho già provati in passato, belli anche come colorazione. Poi infine ho provato il loro mascara, che è quello che ho addosso. Devo dire la verità, allora all'inizio il mascara non tanto mi è piaciuto perché faceva dei grumi e mi aggrovigliava appunto le ciglia. Se lo volete utilizzare per bene, io vi consiglio di aprirlo qualche giorno prima, anche una settimana prima e dopo utilizzarlo. Lo andate a aprire spesso in modo tale che all'interno il prodotto si secchi un pochettino, perché essendo troppo fresco, tra virgolette, va a creare appunto dei grumi sulle ciglia. Però per il resto, dopo un paio di utilizzi, inizia ad essere molto più maneggevole, malleabile, come possiamo dire, molto più stendibile. Tra i preferiti di questo mese metto i nuovi pennelli anche, sono morbidissimi e veramente bellissimi. Il numero 10, che serve appunto per i fluidi o i prodotti compatti. Il numero 09, che serve appunto per i prodotti in crema o in polvere. E il numero 8, che devo dire lo trovo fantastico per le sfumature ed è ideale appunto per le polveri compatte o per i minerali. Allora, come vi dicevo, Puro Bio gentilmente mi ha inviato anche dei pacchetti regalo che oggi io voglio regalare a voi. Allora, quindi è un giveaway, parliamoci chiaro. Allora, sono due giveaway in realtà, un giveaway che verrà effettuato qui su YouTube, quindi per partecipare dovete essere iscritti o iscrivervi al canale, lasciare dei commenti qui sotto, massimo due commenti a testa. E aspettare appunto di essere selezionati. Il giveaway durerà una settimana, poi vi scrivo nell'info box la data di fine giveaway. Quindi un giveaway qui, e il prodotto che ho selezionato per voi si trova in questa scatolina, e l'altro giveaway invece sarà su Instagram e i prodotti selezionati li trovate appunto in questa scatola qui. Vi apro solamente questa scatola per farvi vedere appunto il giveaway che si effettuerà qui su YouTube. Se volete vedere il contenuto di questa, andate sul mio Instagram, ve lo metto qui. Mi raccomando, iscrivetevi. Le regole sono le stesse: iscrivetevi a Instagram e lasciate un commento sotto la foto del regalo. Allora, invece, all'interno di questa scatolina qui ci sono ben due prodotti e sono il mascara, appunto, quindi avrete modo di provare il mascara, è sigillato, ragazze, questo è completamente nuovo.
e avrete la possibilità di provare anche uno dei loro rossetti, che io adoro. Anche questi sono tutti quanti i miei preferiti di novembre, sono fantastici, tutte le colorazioni. Se non avete visto gli swatch, ve li metto qui e dentro la scatolina potete provare il numero 7, che è uno dei miei preferiti in assoluto come colorazione. Quindi, per vincere questa scatolina dovete lasciare appunto dei commentini qui sotto. Mi raccomando, andate a vedere anche che cosa c'è all'interno di quest'altra. Allora ragazzi, questo era tutto, io spero tanto che il video vi sia piaciuto, spero tanto che anche il giveaway vi faccia piacere, ho pensato a voi come avete potuto vedere. Mi raccomando, vi ricordo di guardare anche il video di Carmen, vi lascio qui il suo video, mi raccomando andate a vedere anche il suo canale e iscrivetevi. E se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi anche qui e iscrivetevi a tutti i miei social. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo prestissimo, prestissimo in un nuovo video. Ciao!